Bentornati a tutti. Siamo qui con altre iniziative di Sottosopra dedicate alla società digitale. Oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi il Paolo Cellini, che è un manager di lunga esperienza internazionale, con una carriera che lo ha portato a lavorare negli Stati Uniti, in Francia, nel Regno Unito, in Israele, oltre che ovviamente in Italia. Tra le aziende per cui ha lavorato c'è Microsoft, Walt Disney, e di quest'ultima è stato vicepresidente Strategy and Business Development presso la divisione Internet di Londra. È stato inoltre venture partner di alcune fonti di venture capital, e quindi si occupa anche molto del mondo delle start-up e dell'innovazione d'impresa. È stato docente di New Media presso l'Università di Comunicazione di Parigi, e insegna dal 2008 marketing strategico e Internet Economics alla Luis Guido Carli di Roma. Tra i suoi libri ricordiamo La rivoluzione digitale, Economia di Internet dallo spunti al machine learning, pubblicato anche in lingua inglese dalla casa editrice dell'Università Luiss. Professore, grazie ancora di essere con noi oggi. Grazie a voi, e più siamo informali, meglio è. Grazie. Bene, Bene, ecco, appunto, piacere. con lei oggi affronteremo un po' di temi legati appunto all'innovazione e diciamo, soprattutto nel mondo del business, e di come diciamo, l'internet abbia completamente diciamo, rivoluzionato il mondo dell'economia nell'ultimo quarto di secolo, insomma, a partire diciamo, soprattutto diciamo, dall'arrivo cioè, non più diciamo, nel mondo della ricerca, ma nell'economia privata a partire da metà degli anni 90. Insomma. Come prima cosa volevo sapere da lei cosa ha reso possibile la nascita di Internet e la sua capacità attrattiva rispetto alle altre industrie, quella che viene chiamata insomma la convergenza digitale. Diciamo, è stata semplicemente una tecnologia che improvvisamente si è resa disponibile, dei fattori storici ma legati anche insomma alla fine della guerra fredda, oppure c'è stato anche dell'altro qualcosa a cui ha risposto effettivamente di più profondo? Beh, come tutte le cose c'è un insieme di fattori, diciamo, però certo se Vince avesse inventato il protocollo TCP, che è il protocollo che implicitamente usiamo tutti per far parlare i computer sarebbero rimasti quello che erano, cioè dei fantastici oggetti che usiamo ancora oggi, ma che colloquiavano soltanto dentro degli ambienti perimetrati come le aziende, con dei cavi, il wifi non c'era ancora, e quindi con connessioni che ancora oggi chiamiamo Ethernet, oppure con piccole chiamate come facevo io quando lavoravo in Disney a Parigi e quando rientravo a Roma per vedere l'email dovevo fare una chiamata al calcolatore di Parigi con tutto quello che ne comportava. A voi tutto ciò sembra banale, ma non sto parlando, come dire, di 100 anni fa, sto parlando insomma di metà degli anni 90, ecco, ancora questa era la situazione, perché poi Internet è nato ma non ha risolto molti problemi. Inizialmente l'email era ancora problematica per molti, adesso c'erano i problemi di sicurezza, di invio automatico delle email. Infatti ci sono state aziende come BlackBerry che su questo, come dire, hanno fatto una fortuna e poi sono declinate perché non riuscirono a inviare le email in modo automatico e aggiornarle, e quindi comunque bisognava collegarsi a dei calcolatori. Cioè ci sono stati fatti dei progressi incredibili, e quindi Internet è frutto, è come dire, la piattaforma delle piattaforme, come mi piace chiamarla, che poi ha agglomerato, ha creato un fenomeno che direi centripeto, cioè ha centrato, ha fatto sì che tutto quello che poi si sviluppasse come innovazione, di fatto, come dire, fosse sempre centrato su Internet. Oggi si può tranquillamente dire che qualunque innovazione guarda comunque immediatamente o dopo un po' su Internet. Questo non era vero, non c'era un centro, come dire, di attrazione, non c'era un centro,
di innovazione di tutte le tecnologie possibili. Ecco, questo adesso c'è, anzi, per dirla ancora più precisamente, dopo una partenza strabiliante alla quale nessuno credeva ancora, diciamo intorno agli anni 2000 c'erano dei dubbi sui successi di internet a livello globale, con l'arrivo degli smartphone creati, come tutti sapete, nel 2007 da Apple Steve Jobs, ma in realtà lanciati da Android, perché Android di fatto ha reso successo globale gli smartphone, abbassandone i prezzi medi e rendendolo accessibile a tutti. Dagli anni 2000 di fatto è diventato l'oggetto ad alta tecnologia più diffuso al mondo di tutti i tempi e in 10 anni ha cambiato l'umanità. I PC erano fermi a circa più o meno 1 miliardo di base installata nel mondo. Ecco, per dare una cifra, gli smartphone sono venduti attualmente a circa 1,4 miliardi all'anno e sono più di 4 miliardi, qualcuno stima anche più vicini, molto, sono stime molto difficili. Ma insomma, se consideriamo che l'umanità è 7 miliardi, vediamo come in 10 anni è cambiato il mondo. Cioè, il mondo di oggi è un mondo più che di internet, di mobile internet, o se volete, è il mondo degli smartphone. Cioè, noi viviamo nel mondo degli smartphone, aggeggio dal quale non ci separiamo, e che è disponibile per tutti, veramente per tutti, da gente con piccolo reddito, grandi difficoltà, ad altre tipologie di persone molto ricche. Cioè è un elemento di diffusione che poi passa attraverso i paesi. Il paese a maggiore diffusione di smartphone non è l'America, ma è la Cina. Non solo che è il paese dove si producono, quindi è anche un cambiamento geografico di riferimento. Cioè in Cina ci sono più di 1 miliardo di persone che accedono agli smartphone. E nei paesi poveri o nei paesi africani dove non ci sono le telecomunicazioni fisse, perché quelle diciamo, come dire, aeree che usano comunque torri, costano molto meno e si implementano più velocemente, le persone hanno solo gli smartphone. Cioè è lo smartphone che ha cambiato il mondo, quindi è un insieme di fattori perché, come lei sa bene, internet non fu creato per gli smartphone, ma fu creato per i PC, perché c'erano i PC. Quindi la prima cosa è stata far comunicare i PC fra di loro in modo automatico, che oggi ci sembra una banalità, ma è stata una rivoluzione senza precedenti, perché ha permesso di scambiare, distribuire, centralizzare allo stesso tempo informazioni. E il secondo passo gigantesco è stato fatto ovviamente dagli smartphone, in mezzo a tante tecnologie, in mezzo ovviamente per esempio la tecnologia strabiliante della full text search, cioè quello che noi oggi chiamiamo Google, che era una tecnologia che era ben conosciuta anche prima, che veniva usata anche al SERN per cercare pochi articoli scientifici applicati in modo automatico su miliardi e miliardi di pagine aggiornate in tempo reale. A noi tutto ciò oggi ci sembra banale, ci sembra scontato, che ci vediamo, ma dietro ci sono delle tecnologie che l'umanità non ha mai visto. Noi oggi possiamo cercare indirizzo, che vuol dire indirizzare singole parole chiave su miliardi di articoli avendo risposte in tempo reale. E questo, diciamo fino al 2000, ma direi insomma, 2000, anno 2000 era ritenuto impossibile, ecco, ritenuto comunque troppo costoso, troppo complicato. Quindi è una, la caratteristica che ha internet è la capacità di incorporare diverse tipologie di tecnologie che vengono da diversi domini, integrarle e renderle disponibili. Questa è l'altra caratteristica straordinaria direttamente ai consumatori finali. L'innovazione disponibile a tutti noi in tempo quasi reale. Ecco, questa è una cosa che nella storia dell'umanità non era mai accaduto, perché le alte tecnologie erano sempre state all'inizio disponibili solo ed esclusivamente per i militari, i governi,
Cioè, non è più così. Oggi abbiamo il riconoscimento facciale 3D sugli smartphone più elevati e molte aziende non ce l'hanno. Cioè, oggi molte aziende devono inseguire quello che gli smartphone rendono disponibili a tanti consumatori finali. Quello che si chiama trasformazione digitale, in realtà, se mi permette, lo chiamerei inseguimento dei governi e di molte aziende, o adeguamento, se vuole, a un mondo che già i consumatori finali utilizzano tutti i giorni. Un punto di vista molto interessante. E, quindi appunto, sicuramente partendo da questo, diciamo, il consumatore diciamo, è un po' al centro, insomma, di questa. Assolutamente sì, assolutamente. Non è la mia visione, diciamo, nei studi che ho fatto, nei libri che ho scritto, questo è l'elemento centrale, cioè la rivoluzione che viene chiamata digitale e che, come dire, no, con questo termine, no, comporta di tutto e di più, perché ovviamente, no, cioè, digitale è di tutto e di più. Prima si parlava di online, a volte di internet, insomma, eccetera, quindi si sono usate varie terminologie che poi non credo che aiutino a capire, in realtà è la rivoluzione del consumatore finale, che poi è ognuno di noi essenzialmente, che viene abilitato a fare una quantità di cose senza precedenti, dalle mappe, voglio dire, che a noi sembrano banali, ma insomma, voglio dire, per vedere una mappa anche su Google Maps o su quello che volete utilizzare, OpenStreet, che è quella versione free, c'è una costellazione di satelliti che oscilla tra 30 e 37 e ha bisogno di una triangolazione in tempo reale, e a volte quando è assistita anche da una torre vicino. Cioè, parliamo di tecnologie, come dire, molto sofisticate, che noi vediamo come banali, ecco, ma cose che l'umanità non ha mai visto. Non a caso il GPS è stato liberalizzato da Clinton, ma, come dire, prima serviva al posizionamento delle forze armate, perché è una tecnologia molto sofisticata e costosa. Ecco, insomma, non serve solo per sbagliare le strade oppure trovare l'indirizzo giusto per andare a un amico. Questo è l'utilizzo che ne facciamo noi. E noi, in qualche modo, banalizzando, come dire, nel nostro utilizzo quotidiano, queste tecnologie assolutamente, come dire, impressionanti, no? Solo a raccontarle, perché si immagini cosa vuol dire mandare 37 satelliti nello spazio, no? Che poi devono stare lassù. Ecco, cioè, noi banalizziamo tutte queste cose, ci sembrano, anzi, ci lamentiamo, ma guarda un po', no? Qui si è fatto un errore, non mi ha dato la strada giusta, no? E pensi anche allo sforzo a mantenere tutti i sensi unici, no? Tutte queste cose, di miliardi di strade, cioè sono compiti che l'umanità non era mai stata capace di fare, no? Cioè, oppure addirittura di avere la visione fotografica da terra, insomma, no? Ecco, noi banalizziamo tutto questo, lo rendiamo, lo riteniamo, come dire, scontato, dovuto, ma non lo è, non lo è. Ovviamente tutto questo ha un altro elemento tipico dell'economia, sono digitale, di internet, che tutto questo è frutto di un elemento chiave, che il nostro mondo è quello più esposto e che si è più avvantaggiato per certi tempi, dei cosiddetti free digital goods. Cioè, nessuna fase nella storia dell'umanità i consumatori finali hanno potuto accedere a una tale quantità di beni gratuiti. L'email è gratis, GPS, mappe gratis, musica, insomma, voglio dire, no, archivio, invio foto, messaggistiche, tutto questo. Ovviamente questo viene pagato, perché chiaramente, no, c'è il sistema di, come dire, accesso, aggregazione dati che poi vengono venduti per scopi pubblicitari. Quindi, diciamo, chiaro che è. Però questa meccanica, no, cosiddetta, del multi-sided market, dalla denominazione che ne ha dato un premio Nobel per l'economia nel 2004,
Però c'è un lato che sussidia l'altro, no? Cioè noi abbiamo dei beni gratuiti, ma in realtà c'è qualcuno che li paga, ovviamente, ha permesso un'espansione senza precedenti dell'utilizzo sistematico di tutti questi beni digitali. Ecco, questa è la caratteristica del mondo in cui viviamo. Un accesso a beni di grande qualità, perché non sono solo beni, diciamo, no, come dire, non è la robetta, no, dice la mappetta, no, beni di altissima qualità, di altissima affidabilità, dall'invio delle foto alla messaggistica, a qualunque cosa, come dire, vogliamo nominare, agli email, no, eccetera, all'archiviazione, allo scambio, e possiamo continuare così, all'accesso alle informazioni stesse, news, eccetera. E nessuna fase nella storia dell'umanità ha mai avuto accesso a tali e tanti beni di alta qualità a titolo gratuito. Chiaramente c'è poi il problema che adesso tutti quanti stanno capendo meglio dell'accesso ai dati privati, ovviamente. Quindi non è come tutte le cose del mondo, non c'è solo il lato positivo. Ecco. Però se dobbiamo individuare la caratteristica, quello che lei ha detto è centrale, il consumer, sì. Anzi, parlerei di abilitazione straordinaria, quello che si dice in letteratura, consumer empowerment, senza precedenti. Senza precedenti. Possiamo comparare prezzi, possiamo comprare in qualunque parte del mondo, tutte cose assolutamente impossibili, non, ma neanche pensabili fino, diciamo, a una decina di anni fa, ecco. E lo possiamo fare da qualunque posto, dalla montagna, dal paesetto, da casa, da dove veniamo, ecco, no? E comunque diciamo, arriveremo anche un po' meglio su questi temi. Prima però volevo fare un passaggio su quello che è successo diciamo, nell'ultimo anno, nel senso che la pandemia ha accelerato molti processi e tra questi ad esempio c'è stato anche appunto sia anche se semplicemente l'acquisto online di cui parlavamo poco fa, anche diciamo però per esempio il lavoro da casa, il telelavoro e soprattutto adesso in prospettiva nei prossimi anni con l'arrivo del 5G e la diffusione della realtà aumentata ci si appresta a rendere commercializzabili, quindi decentralizzate, molti lavori che un tempo invece non lo erano, che hanno bisogno della presenza diciamo fisica. E questo soprattutto nel settore dei servizi. Voglio chiedere quali siano potenze, insomma, le implicazioni sul mondo del lavoro. Così ad anche ad esempio l'intelligenza artificiale, che è figlia ovviamente dell'enorme, cioè sia anche di algoritmi e di tecnologie avanzate, ma anche e soprattutto dell'enorme mole quantitativa di dati Assolutamente, generati in internet. assolutamente, assolutamente. Cominciamo dall'ultima cosa che ha detto, che così mi consente un concetto importante, cioè tutta la storia adesso di internet, dell'information technology, alla fine, volendo ipersemplificare, si basa su un concetto semplice. È avvenuta una cosa da un punto di vista tecnologico che non è rara, non era mai accaduta. Ed è questa, adesso la ipersemplifico e ovviamente tutti quelli che si occupano di ingegneria, come dire, non apprezzeranno. Però va bene, è accaduta una cosa semplice, che i chip, no, questa entità che di fatto processa tutti i dati, hanno un fenomeno mai visto prima, cioè più sono piccoli, meno costano, più sono veloci, e meno consumano energia. Okay? Cioè, normalmente quando tu vai più veloce consumi più energia, costi di più. Ecco, qui invece accade il contrario, no? Al di là adesso dei problemi di concentrazione, investimenti giganteschi, retrostanti, del numero limitatissimo di produttori di cibo, ma adesso anche se sono problemi di altro genere, dietro il progresso straordinario, compreso gli smartphone, è la riduzione degli spazi, l'incremento della potenza di calcolo e la riduzione del consumo di energia e l'abbassamento dei costi. Tutti che sono lineari, questa cosa non accade normalmente. Ecco, dietro la rivoluzione digitale c'è questo fenomeno tecnologico-economico
controintuitivo o controstorico, ecco, tanto per arrivare al punto banale, perché anche le telecomunicazioni, tutto non avrebbe funzionato come funziona senza questi elementi. Dietro poi ci sono progressi ovviamente nelle tecnologie del software, ci sono tantissimi altri, come dire, cicli e sottocicli di innovazione in aree specifiche. Venendo al tema del Covid e quindi della cosiddetta remotizzazione di tutto, questo è, come dire, mentre era implicito, no, diciamo, in tanti settori, perché l'e-commerce, no, lo aveva evidenziato, eccetera, in alcuni paesi molto prima, per esempio in Italia i supermercati online non hanno mai decollato, ma in Inghilterra ci sono da almeno il 2000 e qualcosa di simile, vedi in Francia, eccetera. In Italia non erano mai partiti, è chiaro, con il Covid c'è stato un fattore, come dire, di costrizione barra accelerazione, no, della remotizzazione degli acquisti e anche del lavoro. Ecco, sul lavoro, quindi sugli acquisti, diciamo, c'è stato un fenomeno di accelerazione, no, eccezionale, dovuto alla contingenza e anche a evitare potenziali rischi. E quindi le persone hanno imparato di più a comprare online, accelerando un processo che si vedeva in altri paesi, ma anche in questi paesi stessi è stato accelerato, non è che... però l'Italia sicuramente ha un po' recuperato, almeno rispetto ai trend internazionali. Per quanto riguarda invece, almeno come accelerazione di modalità di comportamento di acquisto, quando invece guardiamo al lavoro, qui è stato un esperimento, come dire, collettivo, mondiale. È chiaro che in America sono più abituati a lavorare in remoto, date le distanze, no? Nelle multinazionali, che in Italia, però è innegabile che nessuno era preparato a un esperimento sociale di questa portata. E quali sono i risultati? Allora, all'inizio ne ho sentite di tutti i colori, ho sentito la gente lavora di meno, non è accettato, c'è stato proprio il classico rigetto. Nel tempo questa cosa ha cominciato a cambiare, sia perché le persone forse, almeno all'inizio, hanno cominciato a vedere che era meglio non fare il traffico per andare in ufficio, no? Che forse uno si orientava meglio a casa a fare diverse cose, eccetera, eccetera, meno stress, eccetera. Quindi forse poteva anche produrre più. Contemporaneamente gli strumenti per lavorare a distanza si sono irrobustiti o sono diventati più validi, perché Microsoft Teams non esisteva, no? Ecco, tanto per dirne una, piuttosto che Zoom è stato fortemente potenziato, eccetera. E di nuovo Internet l'ha fatta da padrone, perché come anche oggi, nel 2005, quando stavo in Disney, era impossibile fare di fatto le trasmissioni su Internet, perché non c'era ancora DSL, eccetera, eccetera. Insomma, è chiaro che tutta una serie di progressi tecnologici, permettono, no, oggi di fare questa trasmissione tranquillamente online, di vedere la televisione online. Sky ha abbandonato il satellite, eppure lo faceva, e anche le trasmissioni multiple, le cosiddette videoconferenze, che fino a poco tempo fa non si potevano fare, ecco, cioè, tanto per essere proprio, con pluralità di persone che intervengono. Noi continuiamo a pensare che è tutto banale e malediciamo al momento in cui viene giù la rete, no? Non si sente bene, eccetera. Ma comunque, come dire, parliamo di fenomeni tecnologicamente estremamente complessi. Fino a poco tempo fa le trasmissioni online si facevano solo da stanze dedicate, tanto per essere chiari, e costavano tantissimi soldi, dovevi comprare apparecchiatura ad hoc. Ecco, è molto recente che riusciamo con le compressioni, quindi l'umanità di fatto, un po' a mio modesto avviso, è riuscita a uscire da questa tragedia grazie alla remotizzazione, perché la remotizzazione ovviamente permette la distanza. E dall'altra ha lanciato questo esperimento, volendo semplificare, quindi ha accelerato l'e-commerce da una parte, dall'altra ha sicuramente imparato che si può lavorare in remoto. Cosa rimarrà di questa cosa? Questo è molto difficile dirlo, ma a mio modesto avviso non sarà così facile convincere tutte le persone da una parte a stare tutti i giorni in ufficio, oppure
come vedo anche avvenire all'università, perché di fatto adesso si è ampliato un nuovo spazio che non esisteva prima, anzi veniva ritenuto un tradimento, una sorta, no, anzi di tradimento, peggio, una mancanza gravissima non presentarsi in ufficio tutti i giorni. Veniva ritenuto una rottura del contratto, ecco, no, sanzionabile anche in modo grave. Oggi dice non vieni in ufficio e forse lavori da casa e ti colleghi, avendo tutti gli strumenti è un po' più difficile dire una cosa del genere. Ecco. Faremo tutto da casa? Non credo, anche perché la gente alla fine si stanca anche di stare in casa, come è stato dimostrato. Però, siccome adesso poi vivremo una persona, non solo erano stanche di lavorare da casa, erano stanche ovviamente di essere bloccate dentro casa, che è una situazione diversa. Adesso che invece no, magari si può riuscire a fare delle cose, io non sono in grado di fare grandi previsioni, ma sicuramente cambia radicalmente quello che per 2000 anni o forse più è stato un obbligo ritenuto come dire, fondamentale nella relazione di lavoro, la tua presenza in un posto di lavoro. Ecco. Poi come si bilanceranno, perché comunque andare in ufficio, incontrare i colleghi a volte è importante, comunque quando arrivano, per esempio faccio degli esempi, dei nuovi colleghi che devono essere formati all'azienda, eccetera, conoscerli, stare con loro, partecipare è fondamentale, no? Quindi no, anche questi tipi di interazione. Quindi, ci sono industrie, soprattutto quelle manifatturiere, dove ci sono gli impianti, dove no, certo non è che puoi usare a distanza. Le scuole, chiaro, soprattutto più sei piccolo, diciamo, volendo fare una relazione più indispensabile, avere un momento di socializzazione. È molto difficile capire, però sicuramente è vera una cosa che invece in generale per il digitale si sono ampliati, gli spazi in cui noi possiamo scegliere di fare cose differenti che prima non potevamo fare. Ecco, cioè prima era vietato non andare in ufficio, comunque dovevi avere la giustificazione scritta, non so come dire, come a scuola, diciamo. Ecco. Oggi non è. Oggi lo vedo più complicato, ecco, che poi dovrai avere un minimo di presenza, è probabile che ti dovrai organizzare con i tuoi, diciamo, colleghi in qualche modo e coordinarti presenza. Sì. Lo stesso è anche l'università, ecco, cioè voglio dire adesso al di là dei ritardi sistematici che ci possono essere oppure no, però come dire, è irreversibile, cioè la tecnologia nei suoi progressi e toccando appunto i consumatori finali, cioè ognuno di noi essenzialmente, in miliardi di persone, mi sembra difficile, ecco, che domani sparisca tutto e si ritorni indietro. Non mi sembra, è come l'e-commerce, insomma. Ecco. Chiaro. Sì, diciamo, volevo chiedere anche rispetto a un altro tipo di fenomeno che dovrebbe verificarsi, nel senso, adesso ricordiamo forse, penso un po' tutti, lo scorso autunno, per esempio il sindaco di Milano, Sala, abbastanza allarmato dal fatto che la gente non andando più al lavoro, cioè non andando in ufficio magari, o avendo ridotto molto la presenza in ufficio, di conseguenza aveva creato anche una crisi per esempio dei bar, che fornivano i pranzi per le persone. Per esempio, facendo un salto, mi ricordo ancora, penso fosse uno spot della team di un paio di anni fa sul 5G, dove c'era un medico che stava andando al matrimonio del figlio e subito prima, grazie alla tecnologia, ma lui chiaramente non siamo ancora a quel livello lì, però da remoto attraverso 5G riuscì a fare l'operazione chirurgica, diciamo, in remoto. E poi, quello che mi chiedo è, diciamo, siamo in qualche modo pronti per affrontare queste possibilità? Nel senso, chiaramente lì siamo a un livello estremo, però in cui magari una serie di professionalità che si creavano anche a livello appunto di presenza fisica eccetera adesso possa essere localizzate con conseguenze capisco il punto, eviterei di paragonare una situazione, credo, non mi sbaglio magari,
una situazione dove di fatto eravamo tutti quanti chiusi in casa, no? Non è che non andavamo al lavoro, non si poteva uscire quasi sostanzialmente, fare il minimo, e comunque tutti erano saldi, diciamocela tutti. Abbiamo vissuto rispetto a una situazione dove si spera, e poi vediamo che succede, ma insomma, tra breve potremo scegliere di andare al ristorante, al bar, o magari in vacanza, eccetera, con le dovute cautele. Però, beh, non vedo perché le persone non debbano tornare al ristorante o al bar. Ecco, poi magari il bar è più una cosa italiana, in Inghilterra vanno al pub, non lo so, e in Francia vanno al bistrò, però insomma. Voglio dire, in Inghilterra si fanno più una birra, noi ci andiamo a fare un caffè, però non lo so, ho l'impressione che anzi ci sarà, almeno per un periodo, più voglia di socializzare anche in questo modo di prima. È chiaro che alcune meccaniche impattano i lavori. Intelligenza artificiale alcuna, come abbiamo visto, sicuramente automatizza tanti lavori, ma già molti lavori essenzialmente stanno sparendo. Adesso, per citarne uno che è poco citato, per esempio quello delle segretarie. Le segretarie, o i segretari, se preferite. Cioè, sempre meno, ma perché è tutto automatizzato, no? Il diario, le conference call, no? Cioè, il calendario, l'agenda, cioè, una volta c'era qualcuno che ti gestiva, soprattutto man mano andavi avanti, cioè più cose da fare. Adesso, per carità, no? Ad altissimi livelli, non dico di no, però si è ridotto, prima era una roba diffusissima. Quindi è chiaro che cambiano la tipologia di competenze ed è innegabile che l'automazione sistematica, integrata e disponibile tramite internet in un modo o nell'altro su tutti i media, soprattutto sullo smartphone, perché poi di fatto noi ce lo mettiamo in tasca e leggiamo a che ora c'è una conference call, quando c'è questo, quando accade quell'altro, ti avvisa prima, no? E se non rispondi magari ti riacci. Cioè, ormai è un livello di automazione che è chiaro che certi lavori spariscono, no? Questo è evidente. E questo continuerà, non c'è dubbio. Cioè lo sforzo di gran parte dell'umanità per cercare dei lavori che abbiano un senso, no? È aumentare le proprie competenze. Non c'è dubbio, cioè, non c'è dubbio. Poi che queste possano essere, come dire, complementari, perché dico per dire, inventare dei robot che raccolgono l'uva è ancora molto complicato, oppure quindi manuali, o che siano di altro genere, sofisticate, perché bisogna saper processare informazioni e prendere decisioni complesse con sempre un limitato numero di informazioni per decidere immediatamente, però è così, cioè è da sempre che è così, ecco, non ci vedo nulla di nuovo, l'elemento nuovo è l'accelerazione, questo c'è, innegabilmente l'umanità, proprio per le ragioni che abbiamo dato prima, sta accelerando il progresso tecnologico. Questo no. E la sua adozione, appunto, perché passa immediatamente tramite i consumatori finali, che immediatamente l'adottano, cioè comprano, no? Si riconoscono via in modo facciale, quindi sicuro. Quindi, per esempio, chiunque ha un telefonino smartphone avanzato in banca tende a non andarci, ecco, no? Perché oramai tutto il processo è sicuro. Quindi, una volta uno andava in banca, no, normalmente per fare delle operazioni, adesso se ti chiama gli dici mamma mia, speriamo di no, ecco, no, cioè perché è ovvio, perché pezzi il tempo, parcheggia la macchina, entra, no, c'è il controllo di security, fai la fila, poi alla fine hai fatto, cioè se ti fa il bonifico, dico per dire, lo fai in 2 minuti da casa e buonanotte, ecco, insomma è un altro mondo, e questo andrà avanti, cioè, una volta le banche aprivano gli sportelli, perché gli sportelli erano fondamentali per l'espansione del loro business, e se li litigavano. Ho l'impressione che il futuro andrà abbastanza da un'altra parte. Ecco, poi non è che li chiuderanno tutti, però insomma, non, 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 non,
non è che funzionerà da quella parte il business, è chiaro, no? Oppure li dovranno trasformare, non so, adesso per diventare centri di consulenza per i finanziamenti. Cioè, è chiaro che le operazioni più o meno automatizzabili, più o meno semplici, che sono poi quelle che fa gran parte dell'umanità, paga questo, compri quell'altro, paga due bollette. No? Cioè, non... cioè, la banca per pagare la bolletta, non lo so, ecco, cioè, per carità, magari, ecco, aiuta a passare la giornata, ecco, però diciamo, insomma, no, magari si fa di meglio, ecco, non lo so, boh. E però una volta c'era solo quello, una volta non c'era altro, non c'era altro sistema, adesso non so, ecco. Ecco, comunque appunto tutti questi vantaggi di cui abbiamo parlato hanno sicuramente anche, cioè appunto non ci pensiamo più, le diamo per scontati, però effettivamente sì, hanno bisogno sicuramente di enormi investimenti di capitale, insomma se pensiamo appunto al GPS con i satelliti, diciamo, non ci pensa proprio assolutamente, spaziale, assolutamente. Di tutto rilievo. E questo è però anche allo stesso tempo grazie anche al modo, alle regole, insomma, alle leggi su cui si è sviluppato internet, cioè leggi intendo proprio dal punto di vista fisico, insomma, di business, di come si è, cioè di aggregazione di internet, si sono formate delle grosse imprese. E per esempio, se guardiamo al discorso, per esempio, dell'intelligenza artificiale di cui accennavamo prima, per esempio abbiamo gli Stati Uniti e la Cina, e l'Unione Europea invece sembra un po' fuori dai giochi, e sembra in generale, non solo l'Italia, ma un po' tutti i paesi, non aver compreso a fondo, diciamo, lo sviluppo del digitale in tempi, diciamo, utili per cavalcare l'onda, diciamo così. Grandi aziende come per esempio la Nokia sono state di fatto quasi fatte fallire, pur avendo una fase, diciamo, di inizio anni 2000 sul primo smartphone, essendo leader di mercato, e altre aziende come Instagram piuttosto che Skype invece sono state vendute senza interventi pubblici, magari in altre fasi storiche sarebbero, insomma, state, diciamo, c'erano state in qualche modo. E volevo chiedere, secondo lei, quale questa disattenzione dei paesi europei verso il digitale, cosa è dovuto, e se c'è ancora un modo per, insomma, recuperare il tempo perduto in questi ultimi 20 anni? Ma allora, il primo elemento evidente, no? Hanno vinto gli americani, che peraltro avevano già vinto anche sulle tecnologie dei computer, va detto, adesso al di là degli sforzi di Olivetti, ma insomma, diciamo, la gran parte delle tecnologie dei computer sono state inventate lì, con qualche modesta eccezione che va citata, dei computer, diciamo, dei chip di tipo RISC, che in realtà poi sono quelli che vengono utilizzati dentro gli smartphone e che di fatto, come dire, sono stati inventati in Inghilterra e lì hanno i loro sviluppi a Cambridge. Però detto ciò, c'è una piccola eccezione di Infineon in Germania, cioè STM, ma insomma, diciamo, la grandissima parte delle invenzioni, dell'innovazione tecnologica per tutta l'information technology per gran parte del periodo, diciamo, dagli anni 60 in poi è passata dagli Stati Uniti, dal primo computer in poi, anche se tutti dicono che il vero primo computer lo fecero gli inglesi per decodificare, no, i codici segreti tedeschi. Però, insomma, l'industrializzazione è avvenuta in America, i soldi si sono fatti in America, l'IBM è stata creata in America. Allora, che cosa accade? Accade che l'America non solo ha un tasso di innovazione, di adozione e innovazione molto veloce, ma è un continente da 300 milioni, dove tutti parlano la stessa lingua e dove un prodotto si vende da una country all'altra dentro la confederazione, uno stato federale, senza limiti e problemi. Qui è tutto il contrario, qui per vendere una cosa c'hai fior di legislazione, c'hai intracompetizione fra i paesi europei, quando si lancia un progetto di ricerca bisogna mettere insieme la regola di avere almeno due paesi, e spesso quando ci sono i programmi di ricerca
spesso molti di più, bisogna bilanciare i ritorni sugli, cioè insomma c'è una competizione molto limitata, ecco, tutto deve essere ribilanciato a livello nazionale, perché l'Europa non è una confederazione, è un tentativo di mettere insieme stati che fanno delle cose insieme, ma sono una serie di stati nazionali che parlano lingue diverse, che hanno legislazioni diverse, tassazioni diverse, e solo, diciamo, recentemente, da 20 anni, hanno una moneta unica, perché io mi ricordo quando giravo per l'Europa mi dovevo portare quasi un sacchetto per cambiare tutte le monete, insomma, no? Quindi, perché, no? Poi c'avevo pure chiaramente tutti gli spiccioli in tutte le varie versioni, quindi era tutto... Ecco, chiaramente questo è un esempio che fa un po' ridere, però è lo stato dell'Europa. Quindi come si fa a competere quando hai bisogno di un mercato, cioè di fronte un mercato unico che investe e ha giganti già da decenni, a tassi di innovazione fortissima dovuti anche al venture capital, quando hai tutto frammentato? Ecco, quindi in Europa è difficile, perché se fai un'azienda buona in Italia, dopo devi andarla a portare in Spagna, in Francia, ognuno poi cercherà di resistere, no? E magari fare la propria, ecco, cioè è molto molto difficile. Ognuno giustamente difende l'occupazione al proprio paese, insomma, poi non è che c'è come in America dove uno prende, dico cose banali, e da New York si trasferisce in California o viceversa, e qui sì, in teoria va in Francia, ma poi dopo trovare un lavoro un'altra storia, dopo che te lo danno anche, cioè, e viceversa, è chiaro, quindi, e non c'è circolazione, insomma, non è un vero. E adesso la cosa un po' sta anche, ahimè, peggiorando, perché sta parlando la Cina, che, come ha dimostrato con la missione su Marte, cioè, che è un chiaro segno simbolico di quale non c'era, a mio avviso, alcun bisogno, però anche così anche i più ignoranti lo possono vedere, diciamo, più distratti. Oramai capacità tecnologica è rilevantissima, tutti gli smartphone vengono prodotti lì, hanno un loro sistema satellitare autonomo, adesso nell'aerospazio, intelligenza artificiale, hanno l'equivalente di Google, che forse lo sapete, si chiama Baidu, insomma, e potrei continuare, eccetera, eccetera. E quelli sono più di 1,2 miliardi, ecco, non so come dire, noi siamo qui ancora, no, a fare i meeting in 27 anziché 28 e a coordinarci, complicato, complicato, tra l'altro con sistemi di votazione dinanzi alle questioni importanti assurde, l'unanimità, cioè francamente, no? Si sveglia l'ultimo e si oppone, cioè, quindi è proprio difficile, ecco, difficile. È difficile competere quando cammini con questi, come dire, pesi, ecco, no? Attaccati alle gambe, indipendentemente dalla qualità, poi uno ovviamente si può discutere di sistemi universitari, cioè, però di nuovo non c'è niente di europeo, è tutto nazionale, i sistemi universitari, di ricerca, no? Le aziende. Quindi è molto difficile competere con aziende oramai di dimensioni mondiali, con tassi di innovazione, con tantissima cassa, perché questo è l'altro elemento, Google, eccetera. Quindi pronte a comprarle, pronte a comprarle. Sì, il governo si può opporre una volta, ma non la seconda, cioè, non, no, cioè, qui parliamo Google a cassa per almeno stimata superiore ai 100 miliardi di dollari. Cioè, se pensiamo che tutto il recovery plan sono 200, ecco, insomma, no, dall'idea, ecco, insomma, no, e poi sono presidi, no, e quelli, se poi non prendono una cosa, è lo stesso, e Apple anche di più. Quindi è gente anche con cassa infinita, no? Quindi vedono un'azienda che gli piace, ma comprano. Dov'è il problema? Cioè, 10 billion, no problem.
forse il modello da guardare più come riferimento sono gli israeliani, che non hanno paura di cedere, diciamo, aziende agli americani o di quotare in America, ma ne fanno la loro forza, hanno proprio fatto la loro forza di questo. Adesso qui ci sarebbe una riflessione da fare, però qui noi continuiamo a creare i sistemi nazionali, ecco, che forse, da un punto di vista storico ha avuto ragione di esistere, diciamo almeno dalla caduta dell'impero romano poi, no? Per 1500 anni, forse oggi avrebbe bisogno di, almeno in alcuni settori, come si dimostra per esempio per i vaccini, no? Cioè era, mica poteva comprarli d'Italia, no? E la Francia, eccetera. Al di là del bene o del male che è stato fatto, è evidente che lì per andare a parlare con i pochi produttori di vaccini devi avere una potenza totale, no? Ti siedi e negozi e te li fai dare. Sarà ingiusto, ma se non è così non li prendi, no? Perché non ti stanno neanche a sentire, è ovvio, perché è una questione non solo economica, ma anche politica, è chiaro, no? Quindi alcuni elementi di centralizzazione, ma questi resistono fortemente anche con l'elettorato locale, come abbiamo visto in Inghilterra, peraltro. Quando abbiamo parlato di Europa, volevo chiedere anche qualche osservazione un po' più specifica sull'Italia. Sì, appunto, immagino che, insomma, i numeri che ho visto, insomma, l'Italia non crea abbastanza poche start-up, devo chiedere come è di questo, e poi devo collegarmi un po' sull'economia, sulla situazione dell'economia italiana, mi scomodo due domande. Diciamo, storicamente l'Italia, un modello, diciamo, dell'imprenditoria italiana, sempre piccola e media impresa, soprattutto i cosiddetti distretti industriali. Qualcosa ancora è rimasto, sul piano tecnologico ovviamente ne facevo riferimento prima all'Olivetti, quindi nel caso di Ivrea, che poi anche a distanza, diciamo, di diversi decenni riesce anche a, sempre in quell'area geografica, insomma, a nascere Arduino, che forse è l'ultimo, scintilla, diciamo, a livello internazionale di qualcosa è stato fatto in Italia sulla tecnologia avanzata, di larga diffusione, però appunto è uno schema che in qualche modo si sta andando spegnendo. Quindi quello che volevo chiedere è se sia in generale in considerazione su quali siano un po' le carenze in Italia, cosa potrebbe fare per avere una maggiore innovazione, quindi maggiore startup, e seconda cosa, se in qualche modo un modello di distretti, di cosa avrebbe bisogno, diciamo, per essere un modello eventualmente ancora fecondo rispetto all'innovazione. Allora, cerchiamo di andare con ordine. L'industria italiana è specializzata in tecnologie medie, a media tecnologia, tranne in qualche segmento come l'aerospazio, eccetera. Normalmente noi abbiamo capacità buone in alcuni segmenti, no? A media tecnologia, ecco, diciamo, non... E secondo, tipicamente tendiamo a fornire macchine, mezzi, componenti ad altre industrie, magari come quelle tedesche, per esempio, che poi integrano e vendono anche ai consumatori finali. Questo come grandissimo, insomma, ovviamente abbiamo poi il turismo, abbiamo l'agricoltura, adesso non è che qui dobbiamo fare una panoramica dell'economia italiana, dell'eccellenza, comunque nella robotica, sia pure non avanzatissima, non siamo messi male, l'Istituto Italiano di Tecnologia comunque è un buon istituto a livello internazionale. E qual è il problema? Il problema è che molto semplicemente l'Italia non ha mai avuto capitali per investire ad alto rischio in startup innovative, tanto per essere molto espliciti e diretti. Abbiamo fatto delle legislazioni sicuramente, perché all'inizio proprio non era stato capito il fenomeno, non era stato capito che le startup hanno bisogno di un sistema di finanziamenti tramite entità specializzate a prendere altissimo rischio, ok? E che per far partire queste entità ad altissimo rischio c'è bisogno di capitali di Stato all'inizio, perché i privati non ce li mettono. Cioè è molto semplice, ma questo lo dimostra Israele, l'America. Adesso con modalità differenti, in America tramite i militari, il DARPA, Israele tramite un'agenzia di Stato, però insomma lo stesso i francesi, più recentemente con BPI France. Però insomma...
E lo stesso i tedeschi e all'inizio anche gli inglesi. Se no, noi ci abbiamo messo un po' di tempo a capirlo, ahimè, parecchio tempo, devo essere onesto, tra i 10 e i 15 anni, per essere più preciso, ci abbiamo messo. Poi alla fine, adesso siamo partiti con CDP and Venture Capital, perché poi non è che solo lo devi fare con tanti soldi, non puoi fare Venture Capital e dedicargli 50 milioni. E quindi, se lei guarda la statistica europea, l'Italia neanche appare, perché? Perché rispetto alle proprie dimensioni industriali, adesso abbiamo chiuso l'anno tra i 5 e i 600 milioni, per darle la dimensione degli investimenti start-up, la Francia fa 5 billion e Israele ha superato i 10. Ecco, così capiamo il posizionamento, lo stesso più o meno l'Inghilterra, pure di più. Allora, adesso siamo un po' in fase di rincorsa, devo dire, per un periodo a mio modesto avviso eravamo pure in fase di, come dire, di diventare così piccoli da essere totalmente irrilevanti. Adesso ci siamo messi un po' a correre, vediamo che disponibilità, che attenzioni ci sono. Perché c'è questo ritardo, diciamo, all'allocazione? Perché appunto l'Italia si è specializzata in un'altra tipologia di beni, manifatturieri a media tecnologia, quindi, come dire, non c'è mai stata una grande sensibilità per queste cose. Non è che non si poteva studiare, okay, c'era la sensibilità politica, non c'era la sensibilità statale, non c'era la sensibilità dei governanti, non c'era la preparazione, non c'è, ecco, insomma, diciamo, diciamo, la pubblica amministrazione italiana brilla per autoreferenzialità e non per andare a studiare cosa fanno gli altri, scarsa conoscenza dell'inglese, pochi viaggi o comunque pochissima frequentazione di quello che accade all'estero, e quindi insomma, no, cioè, sono tutti lì a scrivere leggi complicate. Quindi ho l'impressione che, ecco, insomma, adesso mi sembra che le cose si stanno un po' muovendo. E per quanto riguarda il digitale, ho l'impressione che se non è persa la partita, poco ci manca. Ecco, nonostante passare. Quindi, grandi imprese nel digitale italiano e anche europee, by the way, tranne qualche raro caso, ne vedremo poi. Esistono delle possibilità molto forti nel cosiddetto deep tech, cioè nell'integrazione di tecnologie digitali abilitanti con tecnologie più, diciamo, delle scienze naturali, fisiche, dei materiali, no? E quindi sì, lì secondo me l'Europa, l'Italia possono giocare, quindi così, dalla sanità piuttosto che, voglio dire, no? Alla medicina piuttosto che anche a nuovi materiali, eccetera, eccetera. Quindi anche la robotica. Cioè, secondo me esistono degli spazi dove possiamo ancora giocare la partita. Sul digitale, chiamato anche, come dire, internet o consumer, eccetera, la vedo molto dura, molto dura. Sull'intelligenza artificiale pure la battaglia è tostissima, enormi, e qui invece noi di nuovo che nazionali, ecco, insomma, che in Europa, che ho l'impressione non potranno competere, ecco, in alcuni segmenti la competizione è già globale, ecco, e quindi, e in altri oramai si è stabilita, il mondo della ricerca è Google, no? Le mappe, se non so Google, sono Baidu in Cina e buonanotte, è finita, ecco, insomma, e poi c'è OpenStreet, ma insomma, voglio dire, adesso sto facendo degli esempi, ma insomma, spazi se ne possono sempre trovare, ma di nicchia. Spazi importanti per creare, come dire, giganti mondiali nel digitale la vedo complicata. Complicata. Cioè il mercato oramai si è strutturato. Questo in generale, poi ovviamente esistono le eccezioni. Certo. Ecco, volevo chiedere, legato un po' a questo, se c'entra qualche considerazione sul PNRR che stanzia 14 miliardi di incentivi fiscali per le imprese che acquistano tecnologie appunto, digitali e soprattutto basato appunto su sgravi fiscali e aiuto agli investimenti. Quindi volevo chiedere se questa cosa può aiutare. Sicuramente, sicuramente le aziende italiane hanno bisogno, no, ma anche di cose basiche, direi, no? Cioè, proprio, come dire, soprattutto come ha detto lei, quelle medio-piccole, no? Più piccole che medie,
hanno bisogno di competenze, di acquisizione. Un'area dove l'Italia dovrebbe fare di più è di nuovo la sensibilità scarsa, il cosiddetto corporate venture capital, cioè la capacità delle aziende piccole o medie di acquistare start-up. Ecco, non solo tecnologia, ma acquistare proprio start-up e importarle dentro, con tutti i problemi che questo crea, che sono enormi, non vanno nascoste le differenze di cultura, di strutturazione, modalità, eccetera. Però sono quelle diversità importanti, difficili, ma importanti, che farebbero bene. Io l'avrei facilitato, però ecco una cosa che manca totalmente in Italia: il corporate venture capital, praticamente zero. Cioè, le aziende più o meno grandi che comprano startup, non c'è. Non c'è. Cosa normale in America, assolutamente normale, ma proprio standard. Cioè, qui tu compri una startup, cioè, ecco. Cioè, complicato, eh? Complicato. Complicato ancora come accettazione, ecco, insomma, ci stiamo arrivando, ma insomma, ecco. È un Ci sono ritardo anche dei culturale. ritardi proprio, come dire, mentali, direi quasi, ecco, insomma. Capito. E, ecco, cioè, non è un fattore prettamente culturale, però mi in mente di collegarmi a un altro tema un po', diciamo, che affianco a questo. Diciamo, c'è un problema magari, appunto, culturale di investire in maniera anche appunto spregiudicata in innovazione. C'è anche un problema a volte di tipo, diciamo, normativo, di regolazione dell'arena, diciamo, digitale. E in particolare mi viene in mente, per esempio, il GDPR europeo, che comunque è stata una reazione, diciamo, che sicuramente garantisce una maggior privacy, diciamo, in Europa, diciamo, in Europa rispetto appunto agli Stati Uniti, però impedisce anche in qualche modo lo sviluppo di determinati utilizzi, diciamo, di frontiera. Penso anche, ad esempio, alle limitazioni che stanno iniziando a porre sul riconoscimento facciale, no? Che è una cosa, appunto, che viene utilizzata moltissimo negli Stati È Uniti e in Cina. un fatto noto, questo è un contrasto continuo, no? Pure sulle automobili autonome, no? Cioè, come dire, è chiaro che prendi dei rischi, no? Molto grandi, possono succedere cose. Ecco, diciamocela chiaro e tondo, l'Italia in particolare rischi tecnologici non ne vuole prendere. Questo come mentalità media, proprio, cioè, se lei pensi se un'automobile autonoma di Tesla o di Fiat o di chi voleva uccideva qualcuno in Italia, sarebbe stato un disastro. Cioè, il paese non accetta l'innovazione tecnologica, o meglio, i rischi impliciti, e adesso direi quasi inevitabili. No. Noi viviamo sull'esistente, su tutto ciò che è ipercontrollato, iperverificato. Quindi è chiaro, sul riconoscimento facciale, ripeto, sarà come dicono tanti bravi legislatori, non dico di no, però io lo utilizzo tutti i giorni sullo smartphone e mi permetto di dire che fino a poco tempo fa erano vietate le webcam nei luoghi pubblici, bisognava mettere i cartelli e richiedere questo a sinistra. Poi si sono accorti che forse così si acchiappano meglio dei ladri o dei mascalzoni, e adesso va bene, no, la registrazione che hai fatto. Quindi spero anche che, come dire, l'intelligenza umana superi, no, come dire, il conservatorismo a volte, che impedisce il progresso, è chiaro, no? Cioè adesso, con tutti i limiti, i danni, perché ripeto, anche la privacy è un problema, no? Eccetera, per carità, però ecco. Riconoscimento facciale in alcuni casi potrebbe essere di grande aiuto, per esempio entrando in macchina, se ti riconosce così forse non te la rubano, no? Cioè, ecco, adesso dico una stupidaggine per dirne un'altra, insomma, ecco, no? Qui invece si vede sempre, no, il controllo, l'utilizzo inappropriato, che poi a volte ci sono, non è che dico di no, piuttosto che l'accesso ai dati non dovuto. Però difficile progredire se tu blocchi tutto, insomma, è quello che diceva lei, no? Dice non si può fare niente. Vabbè, però così è un po' difficile che andiamo avanti e troviamo magari la strada giusta, no? Ecco. Sì, no, poi sicuramente pro e contro, se per esempio,
avere il proprio cellulare in tasca e essere tracciati mentre si è in negozio, è una cosa che ormai si sta sperimentando per esempio, nella distribuzione nei Assolutamente. commerciali. Poi effettivamente, se uno ci pensa, cioè, ora, senza arrivare magari appunto al riconoscimento facciale in Cina con la società appunto, insomma, questi meccanismi un po' da Black Mirror, Sì, però insomma noi è vediamo un po' sempre di elementi, come dice lei, da Grande Fratello, eccetera. Però oggi lei lo sa benissimo che usando Google Maps lei è tracciata in ogni momento della sua vita, non, cioè, quindi lei lo sa questo, perché nel momento che usa Google Maps lei è tracciata. Quando lei usa WhatsApp, lei sta mandando dati a Facebook che in modo aggregato li rivenderà, faranno parte, no, come dire, una serie di indicatori. Io le posso dire che hanno fatto esperimenti in America degli economisti, hanno provato a dire alle persone, ma visto che sto bene gratis, adesso la ipersemplifico, la cosa è molto più complicata. Quanto vorrebbe lei per non usare la search per un anno? La paghiamo noi, lei non la usa, hanno dovuto fare il contrario, no? Visto che è gratis. Escono delle cifre impressionanti, eh? 20.000 dollari, adesso sarà l'esagerazione, dico di no. Però la verità è che la gente poi di certi beni c'ha bisogno, ecco, cioè, non so come dire, o quantomeno ritiene di averne, poi discutiamo, possiamo discutere. Però, ecco, quindi come sempre, insomma, no? Le cose hanno molteplicità di aspetti e vanno valutate con attenzione, insomma, Chiarissimo. ecco. Ecco, non Altrimenti devo già. non si capirebbe come Google fa i quattrini, no? Google e tutti gli altri, insomma, no? Cioè, avrebbero chiuso tutti, no? Quindi quelli che semplificano tutto, forse, come dire, esagerano un pochettino, ecco. Senza dubbio, no, sono temi abbastanza, cioè, complicati con molti, diciamo, piani, diciamo, di lettura anche. Esatto. L'ho già appunto rubato tanto tempo, diciamo, arriverei più o meno a un po', diciamo, fare le ultime domande un po', in chiusura. Nel libro descrive con molti particolari i vari salti tecnologici appunto diciamo, Quindi lei l'ha dall'introduzione. letto, la ringrazio. Sì, no, certo, certamente, è molto, molto denso, sono però estremamente interessante, insomma. Appunto, nei vari salti tecnologici, diciamo, analizza anche le funzioni discontinue di internet, in particolare arriva a parlare dell'internet delle cose, insomma, Sì, come una piattaforma. Quindi volevo chiedere innanzitutto come sta già cambiando oggi, insomma, l'internet rispetto a questo ulteriore passaggio, diciamo, di nuovo tipo di piattaforma. Ad esempio, l'introduzione del libro, per esempio, è fatta, insomma, un tema. Potrei, per esempio, un'introduzione del libro è fatta dal professor Ratti, diciamo, sì. degli Stati Uniti, che è uno dei principali esperti, diciamo, di Smart Cities, che è appunto un'altra Sì. forma di ulteriore, diciamo, inserimento della nostra vita, del on-life, diciamo, appunto, come dice Floridi, insomma, del fatto che noi, la nostra vita è completamente immersa poi nell'internet, via via che si va avanti. E volevo chiedere un po' se scriverci cosa sta cambiando già oggi, cosa dobbiamo aspettare per i prossimi anni da questo punto di vista. Detto che, insomma, sapere e vedere nel futuro è molto difficile perché, appunto, non, come dire, non sappiamo bene come evolverà la tecnologia e come reagiranno gli umani. E, insomma, mi piace ricordare che le prime stime qui in Italia sul Covid davano 20.000 infettati. Ecco, queste sono le stime ufficiali del governo. Ecco, insomma, no, vabbè. Con una curva totale finale di 20.000 infettati. Sarei un po' attento a fare previsione. Quello che sta accadendo e che si vede come tendenza, e che mi sento di dire sarà confermata, a meno di altre soluzioni che per adesso non si intravedono, è che chiaramente il mondo continuerà a utilizzare smartphone in modo sempre più forte. E lo smartphone diventerà sempre di più il nostro, come dire, il nostro mezzo per interagire con la vita, quindi non sarà più on life, ma se mi posso permettere, è on smartphone. Ok? Cioè, noi di fatto usiamo lo smartphone, è lo smartphone l'elemento centrale. Adesso, ovviamente, è
è una esagerazione, abbiamo compiuto, Milo Smart, l'oggetto essenziale che estende l'estensione del nostro essere umani, perché lo portiamo sempre con noi e senza di questo ci siamo. E più andremo avanti, più sarà così, per venire al tema che dicevate, perché poi grazie allo smartphone apriamo le porte, vediamo le telecamere, apriamo le automobili e voglio dire le blocchiamo già oggi e così. Quindi diventerà una sorta di oggetto universale, non solo di accesso alle informazioni o riconoscimento, ma di attivazione di oggetti anche fisici. Questo in parte già lo è, no? Voglio dire, i condizionatori, alcuni, forse le luci di casa, insomma, alcune cose già accadono così. Nel futuro sarà molto di più così. E la cosa è facile e accade solo perché appunto ce ne stanno 4-5 miliardi in giro e 1,4 miliardi si aggiungono, non integralmente, perché in parte vanno in sostituzione ogni anno. Più potenti, più capaci, più facili. Quindi c'è un centro di attrazione, come dire, magnetico fortissimo di tutto il business andare in quella direzione. Questo è il nocciolo dell'internet delle cose. Cioè, tutti i produttori devono fare in modo che qualunque cosa producono interagisca con questi smartphone. E quindi le chiavi piuttosto che le luci, piuttosto. Poi ognuno cerca, no? Di ricavare il proprio spazio con l'interfaccia locale, con l'hub, con quell'altro, e quindi magari, come dire, prevarranno altre cose. Però è sicuro che, dato l'accettazione, l'adozione e l'utilizzo di diverse ore al giorno dello smartphone da parte dell'umanità, l'internet delle cose sarà la prossima generazione internet, dopo internet mobile o appunto l'internet smartphone. Di questo non c'è dubbio. Perché avrà una grande diffusione? Questo è di nuovo banale, perché più riesco a mettere dei piccoli sensori che parlano con internet e con delle batterie, e lì ancora fatichiamo un pochettino e anche un po' sugli standard, onestamente non abbiamo ancora trovato il modo che tutti questi oggetti più o meno parli in modo facile con internet, insomma si fatica non poco, diciamo per tante ragioni, anche interessi economici, diciamo, che ovviamente sono molto grandi, ma è chiaro che il numero di oggetti che è disponibile nel mondo è miliardi di miliardi, molto di fattori di decine di volte superiore a quello degli esseri umani. E quindi è chiaro che è la prossima frontiera sia del business che dell'interazione, non c'è alcun dubbio. Poi qui adesso si dice che attualmente sono già 20 miliardi gli oggetti connessi, chi dice 50? Vorrei sapere chi è andato a contarli, però diciamo al di là di queste cose qui, comunque è evidente che ognuno di noi ha un numero di oggetti, se ci penso un attimo, con cui interagisce ogni giorno, che sarà misurato più con 100 che con 10. E se ognuno di noi interagisce con 100 oggetti e fossero solo quelli 100 tutti i giorni, abbiamo già fatto per 5 miliardi, no? 5 miliardi per 100, ecco, per 500 miliardi. Ecco, ovviamente non sarà così, ovviamente sarà lento, ovviamente non tutti gli oggetti ci arriveranno, alcune cose rimarranno meccaniche, ci sono problemi di security, ripeto, di standard, di costi, le batterie si consumano, insomma, non è fatta, però la direzione è chiara. Ed è il prossimo universo dell'internet delle cose, non c'è dubbio. Perché? Perché ci porterà in un mondo ancora più, come dire, immerso in internet e lo smartphone essenzialmente come attuatore, no? Come oggetto che ci permette di azionare e comandare tutto, anche gli allarmi, eccetera. Adesso potrei citare le cose, potrei citare l'allarme che ho a casa che prima aveva un telecomando, adesso parte tramite smartphone, ovviamente. E il telecomando non si vede più, anche perché aveva batteria, era scomodo, bla bla bla, me lo dovevo portare dietro. Pian piano andremo sempre di più in questa direzione, non c'è alcun dubbio. È irreversibile, irreversibile. Anche per l'economia di scala che si portano dietro questi numeri. Una domanda, il fenomeno diciamo, attuale di deglobalizzazione o comunque di diciamo, riassestamento diciamo, della produzione mondiale e insomma, abbiamo visto anche negli ultimi mesi,
si è parlato molto, diciamo, dell'aumento della, diciamo, penuria di microprocessori, piuttosto che un rischio di inflazione anche aumentato, insomma, il tecnologico negli Stati Uniti, eccetera. Pensa potrebbe in qualche modo rallentare questo software. Allora, è chiaro che se non si producono i chip, no, al di là che qui parliamo di alcune tipologie particolari, cioè, è ovvio che, come dire, rallentano per definizione. Credo, spero di sbagliarmi, che sia, di non sbagliarmi, che la situazione sia temporanea, dovuta a tutta una serie di elementi che adesso sarebbe lungo raccontare. E poi riprenderà questo. Penso che uno auspicabile per l'umanità e due, anche perché, come lei sa, anche le automobili hanno dei. Oramai è difficile che ci sia un oggetto di medio valore che non ha un chip, ecco, neanche oramai anche quelli piccolissimi, dato appunto il fenomeno che ho detto prima, no? Riduzione dello spazio, aumento della potenza, minori consumi, abbassamento dei costi, è talmente, c'è un'economia di scala talmente pesante. E continua questo trend. Comunque, quello che le posso dire, non sono in grado di fare previsioni della produzione, credo che secondo me verrà superato come altre crisi produttive, anche a tempi non sono assolutamente in grado di dire. Quello che è evidente, questo mi sento di dirlo, che per i prossimi 1 o 2 anni, a leggere tutte le previsioni, l'aumento di potenza di calcolo e riduzione degli spazi, ovviamente che sono dell'ordine. I nanometri oramai, quando realizzano questi nuovi impianti, continuerà per 1 o 2 anni sicuramente. Questo è quello che si vede. Poi dice fra 5 anni, non lo so, è così, c'è quantum computing, ci sono le tecnologie ottiche, ma nessuno al momento è veramente in grado di dire quando, come, a che costi accadranno. Ma tecnologie esistenti, ci sono ancora spazi forti fisici di miglioramento della produzione di cibo, rilevanti. E di questo beneficeremo adesso poi nei tempi e nei modi che appunto magari la crisi produttiva avranno, ma ancora per qualche anno vedremo, come dire, le tecnologie, quote in quote, si fa per dire, esistenti o tradizionali ancora in forte miglioramento. E questo porterà a smartphone più potenti, automobili più potenti, bla 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 bla, insomma è chiaro, no? Ha una serie di cascate, una quinta generazione più disponibile, a prezzi più bassi. Ecco, queste cose nel diciamo, breve 1, 2, non so, 3 anni, sì, questo poi dipende dalle cascate, no? Che arrivano nei fattori produttivi, anche arrivano a cascata dopo l'innovazione del. Però da quello che leggo, vedo, mi sembra assicurato. Dopo può anche essere che a un certo punto, contrariamente a quello che tutti pensiamo e qui implicitamente diciamo, il mondo si fermerà un attimo, ma forse non sarà neanche, come dire, così negativo dopo la corsa che abbiamo fatto fino adesso. Avere un mondo che corre così velocemente è complicato, eh? È Anche, complicato. insomma, no, anche sul Complicato per piano tutti, è culturale. complicato per i paesi, è complicato per qualunque cosa, complicato. Dall'altra apre enormi opportunità, no? Si possono monitorare le strade, adesso cito i ponti, vabbè, insomma, i treni, si può migliorare la sicurezza delle città, delle nostre case, no? Ma degli stessi computer che sono in grado di emettere in modo criptato le informazioni, non solo di emettere informazioni, ma sono così potenti da prendere, no, e far sì che non vengano cedute da terzi. Insomma, la potenza di calcolo, di trasmissione, permette video sempre più potenti, che alla fine sempre potenza di calcolo è, insomma, ecco, di grande qualità. Ecco, quindi secondo me questo ancora un po' continuerà, difficilissimo dire quando si fermerà, perché ogni volta è una sfida ancora più, come dire, incredibile. Ecco. Ogni volta che riescono a fare un progresso è qualcosa sempre di straordinario, perché non si era mai visto prima. Ecco. Cioè, ricordo sempre che il primo computer IBM stava dentro una stanza gigantesca. Ecco. Il computer che ha mandato l'uomo sulla Luna agli americani è
Era molto, molto meno, 100.000 volte circa meno potente di uno smartphone che abbiamo oggi in tasca. Ecco, credo che queste cose danno l'idea dello straordinario progresso tecnologico che ha fatto l'umanità intera. Professore, la ringrazio tantissimo anche per questa visione abbastanza diciamo, molto concreta ma anche ottimista diciamo, rispetto a quello che ci aspetta, insomma, senza sfere di cristallo, ma con Ma il diciamo. progresso tecnologico crea tanti problemi, ma in media l'umanità sta meglio. Crea tanti problemi, disoccupazione, difficoltà a trovare lavoro, incapacità di capire da che parte andare, no? Non voglio essere semplici, ma in media la tecnologia. Se non avevamo internet e smartphone, noi questa volta il Covid lo sapevamo. E la stessa BioNTech è frutto di anni di ricerca, in parte anche informatica. Noi oggi usciamo dal Covid grazie a tutta una serie di ricerche e grazie al fatto che nel frattempo l'umanità è riuscita a distanziarsi e a campare con gravi danni, ma a campare anche malamente, per carità, ma a distanza, grazie alle tecnologie di cui disponiamo e che non avevamo 10 anni fa, non ce l'avevamo. Cioè 10 anni fa lavorare a casa era impossibile. Non era solo una scelta, diciamo, giuslavoristica, non era pensabile. Non era pensabile. Bene. Ringrazio ancora per il suo tempo e Grazie a speriamo voi, di grazie a te avere e i migliori auguri allora. Ciao, un'occasione. Grazie ancora. ciao a tutti, grazie. Ciao.